Passiamo alla politica. Quali sono i risultati di rilievo che la sua amministrazione ha conseguito in questi 5 anni? Beh, io dico che sono parecchie. Abbiamo, diciamo, inaugurato simbolicamente l'inizio dei lavori per il recupero della Villa Reale, che è una cosa di grande importanza. Se penso che avevamo una società di trasporti che perdeva 280.000 euro al mese, siamo riusciti a inserirla in un concetto di trasporto più ampio che riguarda anche Milano, la Brianza, e quindi ci siamo tolti questo macigno dalle spalle. Se penso all'alleanza molto strategica sull'energia che abbiamo fatto con ACSM di Como e A2A, che è stata una cosa veramente, veramente, a mio parere, intelligente e che, ripeto, si proietta nel futuro per tantissime persone. Se penso al discorso universitario, che a Monza fortunatamente non è solo medicina, che pure è una bellissima facoltà, noi facciamo parte della Bicocca di Milano, ma penso anche a scienze dell'organizzazione. Il vecchio ospedale di Monza sta diventando un vero e proprio campus universitario. Tra medicina e qua girano circa 3.000 studenti, è una bellissima cosa perché avere gente giovane che studia, che investe ovviamente sul suo futuro, è una ricchezza enorme e quindi anche quella per l'università è una cosa che mi ha molto soddisfatto. Poi dobbiamo parlare dei lavori della famosa galleria su Viale Lombardia che stanno proseguendo e dare una mano considerevole al traffico cittadino in genere, perché poi Monza ha sì 120.000-122.000 abitanti, ma una superficie cittadina molto piccola, per cui c'è una congestione di traffico notevole e il traffico che va da Milano, la Brianza e viceversa passa, purtroppo passa tutto da qua, per cui questa galleria ci darà una mano notevole. In caso di secondo mandato, quali saranno i suoi cavalli di battaglia per i prossimi 5 anni? Beh, prima di tutto dovremo portare a termine tanti lavori già iniziati, ne dovremo iniziare altri, tipo altri sottopassi sul Viale dell'Industria, che per chi non conoscesse la città è una specie di tangenziale, diciamo, esterna fino a un certo punto, perché è esterna non troppo alla città. Poi dobbiamo proseguire il lavoro sull'università, come dicevo, e sul nuovo padiglione dell'ospedale, perché l'ospedale di Monza vedrà un investimento da parte della Regione di circa 200 milioni di euro per un nuovo monoblocco, chiamiamolo così, ospedaliero. Prima parlavo di Villa Reale, nel giro di un paio d'anni dovrebbe essere pronto questo museo e quindi la città deve farsi trovare anche pronta a ospitare, più o meno, queste sono le stime della Camera di Commercio, circa 500.000 persone l'anno. Per cui è una questione anche imprenditoriale, artigianale, di commercio. Ecco che le varie categorie devono farsi trovare un pochino pronte a certi appuntamenti. E poi di cose iniziate che dovranno finire, ce ne sono parecchie. E adesso approveremo il progetto per due scuole nuove, demolendo quelle vecchie piene d'amianto. E poi tante altre cose, non vorrei parlare per un'ora e mezza, insomma. Cosa non vorrebbe mai vedere realizzato a Monza che invece una coalizione di sinistra porterebbe avanti? Beh, non vorrei vedere mai naturalmente un'opposizione che ha dimostrato dal 2002 al 2007 di produrre ben poco, ma a parte il giudizio politico che è, diciamo, ovvio e naturale, non vorrei vedere la città piena di venditori ambulanti abusivi come era prima, con la gente che non riesce neppure a camminare. Non vorrei rivedere il parcheggio dell'ospedale con gente che ci va magari un mese di fila per se stessi o trovare qualcuno già esasperata, essere assalita da tutto e di più. Non vorrei sentir parlare di cose tipo moschee fino a quando i comuni qui intorno, che sono così solidali e così aperti, Sesto, Cinisello, Cologno, che se le facciano loro, e non vorrei sentir parlare di ulteriori invasioni in una città con una densità abitativa già enorme. Signor Sindaco, parliamo di finanza locale. Se le cito patto di stabilità e tesoreria unica, cosa mi dice?
Mi fa venire l'orticaria acuta con gravi problemi da pronto soccorso, cortisonici proprio. Cosa vuole che le dica? Il patto di stabilità per me, allora, è una cosa giusta stabilire dei limiti di spesa per i comuni, giustissimo, soprattutto per quel che riguarda i comuni che erano in dissesto, che sono in dissesto finanziario e purtroppo sono tanti. Ma i comuni che qualcuno chiama virtuosi e che io chiamo molto semplicemente normali, perché uno che sta attento a dove buttare i soldi della gente è un comune normale, no? Io questo patto di stabilità non lo capisco. Faccio un esempio, noi abbiamo grosse difficoltà a pagare i nostri fornitori, le imprese che ci fanno lavori anche molto, molto grossi, gente che viene qua da me piangendo perché rischia di fallire, le banche, non parliamo del ruolo delle banche in Italia al giorno d'oggi perché meglio perdere che trovarle, non, veramente non saprei cosa dire, li trattano come pezzenti quando vanno a chiedere un aiuto e questa per me è una cosa assolutamente ingiusta. Noi ovviamente avremmo i soldi per pagare tutti a tempo debito, non lo possiamo fare per questo patto di stabilità. In più abbiamo la bellezza di altri 30 milioni di euro in cassa. E ripeto, io non dico di investirli tutti perché è giusto, come facciamo nelle nostre famiglie, insomma, avere il salvadanaio con dentro qualcosa, giusto, però io dico che su 30 milioni, se solo ne potessimo investire 20-25, noi daremmo un impulso notevole all'economia, al lavoro, creeremmo posti di lavoro o perlomeno non ne perderemmo di posti di lavoro perché ormai ci sono ditte che lasciano a casa personale perché se lavorano non li pagano, poi di lavoro non ce n'è più, per cui diventa un circolo tragico, altro che vizioso, un circolo tragico da cui non si esce più. Le tesorerie uniche sono un furto, cosa vuole che le dica? Sono un furto che il governo perpetra contro i comuni. Sono quasi 9 miliardi di euro che non transiteranno più nelle tesorerie comunali come un furto l'IMU, perché quello che i comuni prenderanno lo Stato te lo defalcherà dai trasferimenti. Addirittura se vuoi applicare l'aliquota più bassa, lo Stato poi chiederà al comune il gap che c'è tra l'aliquota più bassa e quello che pensa di incassare. Per cui signori, se questi sono i decreti salva Italia, non lo so, io ripeto, però la gente già con l'IMU comincerà a svegliarsi dal torpore. Noi siamo inondati dai mass media, dai giornali, come se questo fosse il governo del miracolo. Io vedo degli ipocriti totali, falsi come Giuda, tipo Bersani, Casini, Fini, che non avrebbero mai votato la metà delle proposte fatte da Monti se le avesse fatto il governo precedente. Non le avrebbero mai votate e avrebbero gridato allo scandalo. Adesso il governo precedente è andato a casa. E questi, ripeto, ipocriti buoni a nulla, votano di tutto e tutti, specialmente contro le regioni del nord. Ultima domanda, ma sicuramente non meno importante. Perché gli elettori monzesi dovrebbero rinnovarle il mandato? Allora, come dicevo prima, e ho detto solo una parte delle cose che abbiamo impostato, gli elettori monzesi dovrebbero dare fiducia a questa amministrazione che ha proiettato la città in un futuro molto interessante. Parlavo di Villa Reale, parlavo di università, parlavo di alleanze per l'energia, per cui di trasporti. Non abbiamo solo rattoppato le buche nelle strade, cioè non abbiamo solo fatto delle strade nuove, dei marciapiedi nuovi, che tutto sommato è quello che comunque un'amministrazione deve fare, la manutenzione, chiamiamola così. Abbiamo fatto delle cose molto importanti. Sono più di 2 anni che non spendiamo 280 mila euro al mese, non so se mi spiego, di buco per i trasporti. Abbiamo fatto di tutto per proteggere, diciamo così, questa città, nello stesso tempo cercando di proiettarla verso quello che è il futuro. Io credo che un amministratore che amministra nel 2012 debba pensare a come sarà non solo la sua città, naturalmente in genere la società da qui a 20 anni. Ed è questa la cosa più importante che abbiamo fatto.